dimentica lo stress e lasciati catturare da un'esperienza irripetibile. Il trattamento Shirodhara renderà i tuoi capelli forti e luminosi, grazie a un filo di olio tiepido dolce e costante, accompagnato da un lento e rilassante massaggio. Da noi trovi solo prodotti di origine biologica, ricavati da piante e fiori. Niente siliconi, petrolio e derivati o coloranti artificiali. Extro ti aspetta a Casteggio, in Viale Giulietti 23. Sensia 2016 all'insegna dei tagli, ma quale voto daranno le persone che la stanno visitando o che l'hanno già visitata? Andiamo a scoprirlo. Dal 7 all'8. Come mai? Ma praticamente come l'anno scorso, solo che mancano gli stand dentro, che erano, cioè, non erano molto utili. Cioè, secondo me in questo periodo è meglio risparmiare e rubare meno soldi. Quindi sei a favore del fatto che siano stati fatti dei tagli per evitare di spendere troppo per questa fiera? Sì, sono favorevole, anche perché la maggior parte dei soldi li rubavano, quindi sono favorevole. Sono stati aboliti anche i fuochi d'artificio? I fuochi magari potevano farli, però alla fine meglio risparmiare, dai. Al loro posto c'è la banda della città di Voghera, che suonerà da Piazza Duomo fino a Piazza Meardi. Meglio la banda o meglio i fuochi? I fuochi forse erano più belli, però meglio la banda, dai. Almeno per un anno diverso ci sta. Un 8. Un 8, come mai? Rispetto all'anno scorso sembra un pochino più mal organizzata. Le posizioni dove è stata messa, anche di là comunque c'è la strada un po' difficoltosa, dove passano le macchine, poi per il resto... Parliamo del semaforo di Viale Kennedy, perché c'è l'assesso al parcheggio. Sì, solo quello, poi per il resto anche un po' il tempo non è dato il massimo. Il fatto che siano stati tagliati i fuochi d'artificio, sei a favore, sei contrario? Anche a favore per gli animali più che altro, tutto lì, poi per il resto lì dipende, ci sono gusti e gusti per i fuochi. 5, perché non ci sono bancarelle, non c'è niente, è brutta quest'anno, è più bella la fiera di Borgonovo Valtidone. Devono essere di più come l'anno scorso e come tutti gli altri anni. Quindi comunque non sei a favore di questa politica del tagliare i costi? No, non sono a favore, perché comunque la gente ha bisogno di andare in giro, divertirsi, comprare il braccialetto, e quest'anno ci sono molte meno bancarelle e non ci sono i fuochi d'artificio. Quindi non sei assolutamente favorevole al fatto che siano stati aboliti? No, non sono favorevole. Però c'è la banda che suona. Sì, ma chi se ne frega della banda, dai, adesso scusa. La fiera di Borgonovo Valtidone è molto più bella. Scala da 1 a 10? Esatto. Meno infinito? Meno infinito addirittura. Assolutamente. Beh, guarda, posso salvare qualcosa, per esempio la partecipazione massiccia della gente, perché mi fa piacere che almeno ci siano un po' di persone che sono ancora interessate a questa manifestazione. Io chiaramente sono di Voghera e quindi partecipo alle fiere dell'ascensione, alle sensie annuali da quando sono piccolo così. Però rispetto agli altri anni vedo davvero tanti cambiamenti, soprattutto per via del fatto che non ci sono abbastanza bancarelle e la zona interna alla caserma è stata completamente dismessa. Sì, a favore del parcheggio. Ma certo, ovvio. Cioè, già sono a consapevolezza del motivo per cui non c'è così tanta, diciamo, non ci sono così tante bancarelle come gli altri anni. Già questo è un motivo che mi disgusta tanto, mi fa vergognare di essere vogherese. Però la ragione è comunque questa politica dello spending review, no? E forse se si è arrivati ad un certo punto qualcuno dice probabilmente perché in passato si è un po' esagerato o non si è fatto troppo caso a quelle che erano le spese. Cosa ne pensi? O magari qualcuno ha votato chi non doveva votare, semplicemente
questo, non è la politica dello spending review, è la politica e basta, perché certe persone nel nostro comune non ci devono manco mettere piede, invece ci hanno messo piede per la seconda volta. Questa già, ma meno male che tra poco si va a votare ancora una volta, perché queste persone se ne devono andare, hanno soltanto rovinato una città che prima era vivibile al 100%, hanno tolto di tutto, hanno messo non so, il senso unico dove non dovevano metterlo, hanno fatto in modo che tanti esercizi commerciali chiudessero per dei motivi assolutamente obbrobriose. Abbiamo delle una gelateria in via Emilia che ha dovuto chiudere, almeno non so se temporaneamente oppure definitivamente, per cosa? Perché aveva i colori troppo visibili. Ma si può avere una politica del genere? Io direi 8. Un voto positivo, come mai? Perché è molto vivo, diciamoci, c'è tanta scelta, ci sono tantissime cose anche per i bambini, un po' per tutti, è piacevole per trascorrere un pomeriggio. Le era già capitato di venire in passato oppure no? Tanto tempo fa, sono stata via all'estero per qualche anno e quindi adesso ritornando è stato piacevole, un piacevole ritorno. Hanno scelto quest'anno di abolire i fuochi d'artificio anche per risparmiare, al posto dei fuochi ci sarà la banda della città di Voghera che suonerà, pensa che abbiano fatto male a togliere questi fuochi oppure no? Beh, se si tratta di una questione di risparmio, con il risparmio non si discute, però penso, sono sempre una cosa bella da avere, da vedere, insomma, è un bello spettacolo. Quindi va bene risparmiare, ma è un peccato non vedere. Da, proviamo a vedere la banda e poi le potrò dire. 9. Un voto positivo, come mai? Mi è piaciuta, più dell'anno scorso. Ho visto più cose, più forniti i banchi e mi dà più soddisfazione, sì, mi è piaciuta. Quindi questi tagli di cui tutti parlano in realtà lei non li ha neanche notati? Quest'anno no, vedo che comprano parecchio anche. Hanno tolto i fuochi d'artificio, cosa ne pensa? Io è la seconda volta che vengo, non sono di Voghera, quindi non posso parlare più di tanto. Posso chiedere di dov'è? Genova. Da Genova quindi è venuta a Voghera apposta per la fiera. Ho degli amici che mi hanno invitato. Per il momento ho visto ancora poco, ma mi sembra un ottimo 7. Un ottimo 7? Vediamo il resto. Che cosa si aspetta di trovare da questa ascensione 2016? Magari qualche bancarella con delle novità, visto che ultimamente si vedono sempre le stesse cose. Hanno tagliato i fuochi d'artificio, favorevole o contrario a questo taglio per risparmiare? Questo non lo so perché è la prima volta che vengo. Abbiamo visto il sito su internet e abbiamo deciso di venire a fare un giretto. L'avete trovato per caso? Per caso, girando su Google. E capita di venire a Voghera in altre occasioni oppure no? No, perché non la conosco, quindi non sono di queste zone, quindi ci siamo capitati per caso. Posso chiedere da dove arriva? Veniamo da Pavia. Quest'anno 5, perché senza fuochi, senza stand, è andato un po' a male. Almeno con gli stand pizzicavi, stuzzicavi, almeno per noi papà un bicchiere di vino. Invece qua solo giostra, solo questa cosa qua. È brutta, diciamo 5, via. Quindi non sei favorevole a questa politica dei tagli? No, per niente, per niente. Una cosa giusta che c'era l'hanno levata. Che era? Erano gli stand, i fuochi per la città, per i bambini. Tu credi che avrebbero portato maggiore affluenza a questa fiera? Certo, ma è vuota quest'anno rispetto agli anni scorsi. È sempre stata molto più piena, venivano fuori dai paesi, dai paesini vicino. Quest'anno solo noi di Voghera. Scarsa come fiera, molto no, scarsa. Sta bella, le ho girate tutte le bancarelle, tutte. Lei è il primo anno che ci viene, io che ci abito da parecchi anni è molto scarsa quest'anno, non ci sono gli stand, veramente molto poco. Quindi un voto? 0. Addirittura? Sì. No. 0. Io 10. L'opposto completo. L'opposto siamo, io do 0 davvero. A me non è piaciuta più di tanto, molto poco. Prima continuava fino in la via di là di Piazza Meardi, quest'anno è dimezzata e vedo anche molto poca gente. Cosa avresti voluto che non c'è? Tutto quello che c'era l'anno scorso. Più cibo. Quindi non sei assolutamente d'accordo sui tagli che sono stati fatti? Bravo, sì, non sono d'accordo. Eppure vengono fatti per risparmiare, le casse del comune evidentemente non erano così piene per poter organizzare l'assenza come gli scorsi anni. Utilizza soldi per fare secondo me, e per non fare le cose più concrete. Diciamo che sprecano i soldi. Sì. Cosa ne pensi tu invece dell'assenza in generale? Hai detto 10, cosa ti è piaciuto di più? Tutto. Tutto, non bocceresti nulla? No.
Ma a me è piaciuta la fiera, cioè in generale tutto quanto. La gente, anche perché non viene mai nessuno qua a Voghera, è sempre vuota, e quella volta ogni tanto apprezzo che ci sia gente, comunque bancarelle, eccetera. Sei appena sufficiente. Beh, sicuramente sono diminuite le bancarelle e questo secondo me allontana la gente. Hanno tolto gli stand, caratteristica che c'è sempre stata la fiera di Voghera, io che la frequento da anni. Vederla così mi sembra molto ridotta, molto spogliata di se stessa, diciamo. E nonostante questo però la sufficienza, cos'è che salva questa fiera? Comunque c'è un sacco di gente, ci sono le giostre, insomma le solite bancarelle, mi aspettavo qualcosa di meglio, magari qualcosa di nuovo, alla fine sono sempre le solite. Per me è un appuntamento fisso ogni anno, tutta la gente che non vedi tutto l'anno la vedi in fiera Voghera, quindi... Fuochi d'artificio eliminati, favorevole o contraria? Assolutamente contraria, perché è un altro appuntamento fisso da secoli, cioè... Era un pezzo importante della fiera e da quest'anno non c'è più. Però c'è la banda. Chi se ne frega dalla banda, cioè... Molto meglio i fuochi, anche se in tanti si lamentavano, ma voglio dire, la gente avrà sempre da lamentarsi. A me i fuochi piacevano, la gente comunque si fermava sempre fino alla fine per vedere i fuochi. Quest'anno voglio vedere alle 10 di sera se ci sarà qualcuno.